quanto riguarda il fatto di aver tirato ad occhi chiusi sul nostro bersaglio, è semplicemente orientato a trattare quelle che sono le sensazioni di equilibrio durante l'azione di tiro e quindi una posizione naturale di tiro priva di ogni sforzo. Si tira ad occhi chiusi solo per l'esaltazione delle sensazioni legate alla nostra postura. Ora andiamo a parlare di stance, o meglio postura. Bene, postura a mio avviso vuol dire ricerca costante dell'equilibrio. Cosa vuol dire e come lo seguiamo? Bene, non è altro che quello che abbiamo fatto fino adesso per cercare la nostra posizione naturale di tiro, ma su questo bersaglio andremo a sparare effettivamente ad occhi aperti, dove non andremo a ricercare la precisione, non andremo a ricercare l'accuratezza nel tiro, ma andremo semplicemente ad applicare quanto per la posizione naturale di tiro, o meglio, ricerca costante dell'equilibrio, privo di ogni stress muscolare, lavorando su questo bersaglio. Quindi ci troveremo di nuovo in pedana. Ricordiamo che stiamo sommando un fondamentale sopra l'altro, quindi non oriento la centralità, ma oriento il mio lato dominante, quindi piede avanzato, meglio di supporto, verso il nostro bersaglio. Pianta dei piedi, dove il proprio peso scaricherà, il nostro peso scaricherà leggermente in avanti, quindi saranno le ginocchia leggermente in avanti. Questo farà sì che il peso sarà orientato sulla parte anteriore del piede. Baricentro leggermente basso, quindi vado a ricercare una maggiore stabilità. Se il busto va in avanti, anche la parte inguinale, quindi la parte lombare, andrò a spostarla verso l'indietro. Quindi baricentro esattamente coincidente tra i miei due piedi. Ora vado ad estrarre l'arma, guiderò l'arma in avanti ad occhi chiusi, controllo e confermo la mia acquisizione del bersaglio. Se ci sono, richiamo di nuovo nella posizione 3. Guiderò in avanti l'arma, apro e controllo quindi l'acquisizione delle mire. Ora, l'obiettivo di questo esercizio è quello di mantenere una posizione stabile durante l'esecuzione del tiro. Ora iniziamo. Se andiamo ad analizzare il nostro bersaglio, noteremo che avremo un rilevamento dell'arma verso il basso. Questo è causato da una posizione errata dei piedi, o meglio, avremo per ogni colpo sparato una spinta sul tallone. Bene, come risolviamo il problema? Semplicemente sfalsando ancora di più i piedi. Se questa era la mia posizione iniziale, quello era il mio risultato, quindi ho un rilevamento dell'arma, andrò a sfalsare ancora di più la posizione dei piedi. Quindi andando a lavorare semplicemente con quella che è la posizione dei piedi, quindi la ricerca costante di equilibrio, già cominciamo ad avere un risultato soddisfacente. Ok. Andiamo a vedere ora quello che riguarda il grip, o meglio l'impugnatura, cosa io devo effettivamente sentire sulle mie mani. Bene, allora intanto è fondamentale capire e quindi stabilire quello che tutti sanno: abbiamo una mano forte, una mano di supporto, una mano che comanda l'azione di scatto, eventuali leve, e una mano di supporto. Bene, la mano di supporto è quella che farà la differenza nel grip. Primo punto di controllo, io consiglio, suggerisco di mantenere e ricercare dei punti di controllo. Il primo è qui sotto l'elsa. Questo punto di controllo qui è fondamentale per evitare il rilevamento eccessivo dell'arma. Per quanto riguarda il nostro pollice, quindi la parte, l'orientamento del pollice, sarà quella lungo l'asse d'uscita dei colpi. Le dita non vanno in pressione, vado a mettere in morsa l'arma, ma non vado a stringere eccessivamente l'arma, quindi non vado ad accompagnare ogni volta la pressione sullo scatto con la morsa delle dita o con la spinta del palmo. Lascerò quindi uno spazio vuoto. Bene, questo spazio vuoto è quello che io andrò a ricoprire con la mano di supporto, che farà la differenza nel grip. Tecnica del polso spezzato, quindi avremo il polso orientato, o meglio il pollice orientato verso il bersaglio, dita quindi verso il basso, 45 gradi orientativamente, vado quindi a sovrapporre l'arma con la mano e di conseguenza chiudere e mettere in morsa. Ora, la sensazione che dovrò avere durante l'azione di scatto è quella che le mie mani non vadano continuamente a ricercare il buon grip.
Un altro punto di controllo importante è quella data dal pollice del nostro, della nostra mano di supporto sulla parte bassa, quindi sull'impugnatura dell'arma. Durante l'azione di scatto non dovrò mai avere questa sensazione, ma sempre un assoluto grip, una posizione stabile sul nostro fusto. Quindi passiamo all'esecuzione esercizio. Ora devo lavorare sommando posizione naturale di tiro, stance, quindi risposta costante dell'equilibrio, e grip. Un grip che non sia una pressione continua sullo scatto, accompagnata da quella delle dita, ma che sia una messa in morsa sull'arma. Ora stiamo lavorando solo ed esclusivamente su quello che è il grip, non stiamo ancora parlando di accuratezza nel tiro, o meglio, abbiamo scoperto la posizione naturale di tiro, abbiamo confermato con stance, che è la ricerca costante dell'equilibrio, siamo passati al grip, quindi come io vado ad impugnare l'arma, cosa io devo percepire sull'arma.